Presidente del Coordinamento per la Pace di Como. Grazie. Si sente? Grazie. Buongiorno a tutti, come introduceva bene, oggi siamo al primo dei due giorni del 16° convegno del Coordinamento Comasco per la Pace, che quest'anno abbiamo intitolato Le Radici. Il convegno è organizzato dal Coordinamento Comasco per la Pace quest'anno con il Comune di Cantù e questo è il primo di tre momenti che ci vedranno impegnati nella giornata di oggi e nella giornata di domani. Per quanto riguarda la giornata di oggi, lascio a chi interverrà dopo di me l'introduzione e la descrizione di quello che oggi andremo a sentire dei nostri relatori. La giornata di oggi, come avrete visto, si chiama Penne al posto delle armi e all'interno di questa giornata ci sarà anche la premiazione del concorso letterario dedicato a Suor Rita Borghi. Mentre la giornata di domani si dividerà in due momenti. Il primo momento è dedicato alle scuole superiori, che sono presenti quattro scuole nel comune di Cantù, e avrà come tema l'uomo e la foresta. Quindi si partirà e si parlerà di quello che è stato il percorso del concetto di sviluppo sostenibile a partire dalla figura e dall'attività di Chico Mendes, di cui ricorre quest'anno il 25° anniversario della morte. Tra l'altro avvenuta nel mese di dicembre, 22 dicembre del 88. Mentre nella giornata conclusiva del convegno, dedicata in particolar modo alle aziende del territorio, si parlerà anche lì di sviluppo sostenibile, chiaramente legato alla produzione, soprattutto legato a quello che è il prodotto simbolo di questa zona, che è appunto il legno, quindi tutto quello che riguarda questo elemento naturale che viene utilizzato dalle aziende del territorio. Durante appunto questi due incontri, il tema dello sviluppo sostenibile, che è un tema caro al Coordinamento Comasco per la Pace e al quale fa un po' riferimento anche il titolo del convegno di quest'anno, sarà sviluppato quindi da diversi relatori in tutte le sue sfaccettature, partendo dalle esperienze lontane da noi per arrivare a quello che sarà possibile, alle azioni quotidiane che possono essere fatte anche su questo territorio. Oltre a questo, se volete delle informazioni maggiori, non so se potete prendere o comunque chiedere per poter partecipare o per poter capire anche cosa ci sarà domani. Per quanto riguarda oggi, auguro buona giornata, ringrazio, anche se poi lo faranno alla fine ancora gli altri, ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti sia per il lavoro di oggi ma anche per il lavoro che hanno fatto nei giorni precedenti proprio in relazione alla lettura e all'analisi di quelli che sono gli scritti che sono stati presentati al concorso letterario. Grazie a tutti e buona giornata. Sì. Bene.